No! Ma che cosa ti è venuto in mente? Riley, è arrivata l'ora di un discorsetto. Davanti a tutta la classe? Sì, le faccio il discorsetto, vediamo che le dice. D'accordo. Quando una figlia... Stop! Scusa un attimo, eh. Non è il caso per oggi! Professore, mi conosce dall'inizio dell'anno, io le piaccio, lo ammetta. No, non voglio! Sono uno fra i più bravi, che cosa la spaventa tanto? Ok. Va bene, ragazzi. Vedo che sta girando la febbre primaverile, che porta ai primi appuntamenti, che porta al cinema, che porta al popcorn, che porta a mettere le mani nel buio insieme per prendere il popcorn e tenerle strettamente unite, che porta a quello! Ah, io ancora non sono pronto. Vieni con me. Vieni, andiamo. Coraggio, vieni con me. Ah. Riley. Ti sto supplicando, resta in un mondo di fantasia, non crescere mai. Ma si può sapere che vuoi? Per come la vedo sono in una posizione interessante. In che senso, Farkle? Affrontiamo la cosa come un'equazione. Teme che Lucas esca con Riley, giusto? È così evidente? Sì, perché è bello ed atletico. Ha 36 anni! Se la fa uscire con me, io le do in cambio 4 buoi e la mia mucca da latte. Non mi dire che ci stai addirittura pensando. È un ottimo affare. Io deciderò con chi avere il mio primo appuntamento quando qualcuno me lo chiederà personalmente. Come sta, mamma? Oh, stai come tuo padre, non ti lascerà uscire. Bene. Ricordi il primo appuntamento con papà? No, oh, avevamo 2 anni e giocavamo nel parco giochi. No, avevamo 8 anni e davamo la caccia alle lucciole. No, eravamo in prima media e ci siamo baciati davanti agli armadietti. No, lanciavamo calzini nel cestino del bucato. No, cadde nel recinto dei lama allo zoo. No, quello era il suo primo appuntamento con Sean. Beh, sono molto emozionata per il mio primo appuntamento. No, quale ragazza non lo sarebbe? Allora, facciamo questa cosa. Accidenti, wow! Che c'è? Per essere una a cui non importa niente, sei piuttosto accidenti, wow! Ho pensato che anche se per me non vale come appuntamento, Farkle ci tiene così tanto che voglio dargli l'80%. Bene, allora ti è passata riguardo a mio zio Josh? No, è solo un altro matone che seppellirò in profondità accanto ai miei problemi con mio padre e ai miei sogni di ballerina. Maya, non sapevo che sognavi di fare la ballerina. Infatti, sogno ballerine che mi prendono a calci con le scarpette e mi pugnalano con i loro chignon. Ah, beh, sei davvero forte.